attraversi il canale, in un momento sei a casa, eh? Proviamo, Frank. Questo dorme in piedi. Adesso vediamo se c'è ancora, eh? A domani, eh? Senta, io la ringrazio ancora, di che cosa? Ti fai un vero piacere, vero Maria? Ma certo. Quando ci torniamo? Ti do un'altra giornata bella come oggi, te lo dico. Grazie. Aspetta un po' che si sia ambientato in città e vedrai se trovo il modo di passare in medico giù di diventa. Svelti, c'è ancora un notturno. Buonasera.
Visto come sono filati? Si divertono a dare noia. Ma vede, se lei non fosse scappata via poco fa alla sua fonte, non le sarebbe capitato questo fastidio. Ma io non la conosco. Scusi, mi lasci in pace. Ma neppure io la conosco. Permetta che l'accompagni. Quei due villani poco fa l'hanno infastidita. Potrebbe darsi. È un dovere, mi sembra. Non si disturbi per me. Vado qui vicino. Non posso accompagnarla? No, grazie. No, meglio di no. Ma non penserà che anch'io voglia infastidirla? Sì, lo penso poco fa. Qui anche lei. Beh, magari può esserle sembrato, ma invece... Intanto io ho sentito quasi subito che lei piangeva. In modo da spezzare il cuore. E ho pensato... Scusi se ve lo dico, io ho pensato che... E va bene, sarò sincero. Prima mi sono avvicinato perché... Beh, mi avrebbe fatto piacere... Ma poi mi sono accorto che lei non era. È chiaro. Adesso mi permette di accompagnarla a casa. Di me può fidarsi. No, io non la lascio qui sola. Venga via. Quante volte si sente dire che per un dispiacere... Lei non avrà di queste intenzioni, spero. Una ragazza giovane e carina. Lei è straniera, vero? E di dove? Allora, che cosa facciamo? Ma insomma, mi vuol dire che cosa fa qui? E perché piangeva? Abito qui vicino. Là. E per questo piangeva. Anch'io abito qui vicino, lì. Ma non piango. È già mezzanotte. Come è volata questa giornata? Oggi sono stato tutto il giorno fuori di città. Con il mio capo ufficio e la sua famiglia. Brava gente. Noiosi, ma brava gente. È la prima volta da quando mi hanno trasferito qui che sto un po' con qualcuno e mi ha fatto piacere. Ma con loro sono sempre stato zitta. Poi una volta rimasto solo mi è venuta a me la voglia di parlare
di stare in compagnia con qualcuno. Ero allegro, ecco. Volevo finire bene la giornata. Poi ho visto lei. Accompagnarmi a casa. Perché non andiamo prima a bere qualcosa? In Piazza Grande ci sarà certo un bar aperto. È troppo tardi. Mi dispiace di averla sciupata la serata. Ma no, cosa dice? Mi ha fatto piacere. Io non avevo niente da fare. Gliel'ho detto, volevo stare in compagnia. E ho avuto fortuna. Mi scusi, io sono terribilmente timido. Voglio dire, con le ragazze, non... Non ne ho l'abitudine, ecco. Non so neppure parlare con loro. Le donne che io conosco. Le donne di solito hanno simpatia per i timidi. Anch'io. Ah, sì. Ma non dica così. Altrimenti mi fa perdere la timidezza. E addio i miei mezzi di successo. Quali mezzi? Lei ha detto che le donne hanno simpatia per i timidi e che anche lei... Buonanotte a tutti! Buonanotte, Lidia. Mi dispiace. Deve proprio andare. Senta, domani sera io tornerò là dove ci siamo incontrati stasera. Forse ci incontreremo se non sarà successo niente prima. L'aspetterò. Volevo dire, domani sera io sarò lì alle 10. Sì, alle 10. Lo sai che ore sono? Sono le 8 passate! E guarda che bella camera qui! Ah,
Qui c'è il caffè bollente. Deve essere buono perché l'ho fatto io in questo momento. Giovanotto, sveglia! Dico, sveglia! Guarda qua, guarda qua. Guarda che faccia che c'ha. Guarda, l'ho sentita rientrare questa notte, sa cosa crede? Si è messa a fischiare e anche a cantare dopo. A rischio di svegliarmi tutta la pensione. Col dottore che mi sa poco vederli, beh, io me ne vado. Lì c'è l'acqua bollente. Si sbrighi che fa tardi, la cacceranno un giorno dall'ufficio. Oh, non c'ho mica tempo da perdere con lei, sa. Sì, adesso dottore vengo da lei, sì, 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 vengo da lei. Dunque, dottore, hanno trasformato il paziente, ma gli hanno portato l'analisi dell'urina. Ma a me pare che non ci sia niente. Dopo lo vedo lei. Eccomi, eccomi! Eccomi! Pronto? Pensione Aurora! Sì? Ma no, le ho detto che qua non c'è nessuna avaria! Non ho il tempo da perdere. Oh, Maria, mi raccomando, le pulizie fatte per bene questa mattina. E sotto il letto, mi raccomando! Signor Mario? Si è alzato? Si sta lavando? Ma dove è stato ieri con queste scarpe? In montagna? Ci senti che bella passeggiata? Adesso capisco perché fa tardi la mattina. Colonnello? 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 Maria, dopo vieni qui, da aria la camera. Avvocato, c'è un cliente che mi faccio ancora così, non è ancora pronto. Senta, lei. Signora, smacchia a respirare. Ma com'è possibile? Lo sa che c'è un sacco di cose da fare. No, non è possibile, ma per questa sera, sia buona, cioè, se ce n'è bisogno, sì. Sa che questi lavori vanno pagati a parte. No, non va bene, lo pagherò a parte. Senta, signora, io appena torno dall'ufficio mi cambio. Ah, e anche la camicia bianca. E si faccia anche la barba questa sera, mi raccomando. Ma quando mi farò la barba? No, no, non dico lei, avvocato. Maria, vieni a prendere questo vestito. Andate a letto. Che cosa ha fatto lei del pollaio? Fuori, fuori! Ma non vedete che mi sparebbe le galline per mangiare le uova? Fuori, fuori! Così, cercava qui nel pollaio quest'ora. Nessuno, grazie. Ho un appuntamento qui. Ma perché lei aspetta qualcuno qui dalla casa? Non di questa casa. E allora è meglio che se ne vada, perché io non posso aspettare. Devo chiudere il portone, tardi. Un momento, ci vuole una persona che mi possa incontrare, perché mi segue tutto il tempo e io non... Grazie. Non si offenda, la prego. Non deve offendersi, non c'è ragione, l'assicuro. Senta, io sarò indiscreto, sfacciato, ma se lei non voleva vedermi, non aveva che dirlo, così semplice. Ma che cosa crede che... Non si offende. Io ieri sera ho commesso uno sbaglio, ecco. Mi sono comportata come una bambina. Ci ho pensato tutt'oggi. Chissà che cosa avrà pensato di me.
Che io sia una ragazza che dà appuntamenti al primo sconosciuto che passa. Lo ha pensato, vero? Io non ho pensato proprio niente. Sì, 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 che lo ha pensato. E ha fatto bene a pensarlo. E siccome non è così, il modo più semplice di dimostrarglielo era di non incontrarla. Ma come? Andando lì, dove ci eravamo dati l'appuntamento. E allora esatta. Ma io dovevo andare lì. Ah sì, ma non desiderava la mia compagnia, evidentemente. Quindi molte scuse e buonanotte. Non ci sarebbe niente di male se lei ora mi facesse compagnia. Che cosa dice? Voglio dire, se facessimo conoscenza e diventassimo amici. Ma sa che è un bel tipo lei. Cosa ci posso fare io se ci siamo incontrati per caso? E se non ho nessuno, nemmeno ora, che possa presentarmi a lei e garantire che non sono un ladro, un farabutto? Questo l'ho capito da me. Ma se io le do un appuntamento, lei è autorizzato a pensare? Che mi ha dato un appuntamento? E va bene, non lo penso. È inquieto con me. Io no, per carità. E non lo pensa, davvero? Allora, va tutto bene. Al resto possiamo provvedere da noi. Mi chiama Natalia. Ed ora, presto, mi dica tutto di lei. Chi è? Che cosa fa? Mi racconti la sua storia. E sarà come se fossimo stati amici, da sempre. La mia storia, ma io non ho una storia. E come ha fatto a vivere fino ad oggi senza una storia? Ho vissuto così. Ma avrà qualcuno? Una famiglia? Sia pure piccolissima come lo io, che ho soltanto una vecchia nonna, vecchia e quasi cieca. Gli altri tutti scappati. Prima scappò mio padre, ma così tanto tempo fa che non posso ricordarlo. Poi scappò mia madre, con qualcuno che non era mio padre. Allora la nonna, per paura che io facessi qualche guaio, e siccome è quasi cieca non poteva tenermi dietro, a volte prendeva una spilla e appuntava la mia sottana alla sua. Come, come? Davvero. Che cosa dice? Davvero. Ma... Maria, ma che cosa dice? Vero, non ci credo. Proprio così. Ma non rida di mia nonna. Io le voglio bene lo stesso. Ma non stavamo parlando di me, era lei che doveva raccontarmi chi è, cosa fa, come vive, con chi vive. Ma sì, avremo tutto il tempo per questo. Perché non decidiamo prima dove andare, eh? Per un cinema è troppo tardi e poi non si può chiacchierare. Perché non andiamo? Ma io credevo che lei avesse capito. Io devo tornare lì. Aspetto qualcuno. Ah. Credevo l'avesse capito. Per questo dicevo che lei non doveva pensare, ma che se vuole tenermi compagnia. Sì, come no, onoratissimo. Io non desidero di meglio. Eccoci qua. Posso sapere chi aspettiamo? E a che ora si degnerà di venire questa persona? Non è questione di un'ora precisa. Ah, benissimo. Speriamo che se la prenda comoda almeno. Così avremo anche il tempo di bagnarci, tra poco piove. No, non pioverà. È umido, è sempre così la notte. Ieri, per esempio, io sono tornata là, dopo che ci siamo lasciati. Era così umido che sembrava davvero che dovesse piovere. Ma non ha piovuto. Attenzione. Non mi sembra che sua nonna sia poi tanto severa. Se la lascia uscire così, sola, a passar fuori la notte. Ma la nonna non sa niente. Ah, meglio. Meglio. Povera mamma. Le darei un grosso dispiacere se sapesse. Ma io... Basta di versare lacrime per il dolore degli altri. Devo pensare anche a me. Magari per piangere, per me. Lei crede che non verrà. Senta, signorina, io... Non sono pazza. Non abbia paura. Posso spiegarle tutto se vuole. La mia è una storia tanto banale.
mia nonna è straniera. Vede, noi... Del riso non ne parliamo. Una cosa orrenda. La carne è rimmangiabile. E poi... Non siamo di qui. Siamo d'origine slava. Credo che fossimo anche ricchi un tempo, perché mio nonno era un commerciante di tappeti. Morto lui, a casa si mise a riparare i tappeti. Della casa di un tempo rimasto poco. Ma abbiamo tanti tappeti. Non più nostri. Tutti i tappeti che ci danno da riparare. È un lavoro difficile, che si fa solo per i tappeti più belli, di valore. In casa nostra, al piano di sopra, c'è una camera che affittiamo. E un giorno si è trasferito da noi un nuovo inquilino. Perché prima ce n'era un altro. Sì, capisce. Ne è andato via quello, ne venne un altro. Perché noi, senza inquilini, non possiamo tirare avanti. Lo aveva portato Giuliana. Una vecchia lavorante che fa anche un po' di servizi in casa. Ora abita lei. Nella stanza al piano di sopra. Il nuovo inquilino non era di qui. Era venuto da fuori. Venga, signore, venga avanti. E siccome non aveva fatto questione di prezzo, la nonna lo aveva accettato senza chiedere informazioni. Soltanto quando si presentò, la nonna insospettita mi chiese: come Natalia? È giovane? Io, per non mentire, le dissi: non è che sia proprio giovane, ma neanche vecchio, nonna. E di bell'aspetto anche? Mio Dio, cosa doveva capitarmi? Anche un inquilino di bell'aspetto. Ai miei tempi non era così. Che fai? Sbrigati! E vai in camera mia a prendermi il libro delle pigioni. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Piero. Dimenticata della spilla. Provai tanta vergogna che, una volta uscita dalla stanza, mi misi a piangere come una stupida. Da quel giorno, appena avvertivo rumore nell'ingresso, mi sentivo morire. Pensavo sempre: ecco, è lui. Una mattina, sicura che non fosse in casa, con la scusa delle faccende, salì in camera sua. Buongiorno. Come sta la nonna? Credo che i miei libri le piacciono. Se la interessano, li prenda pure. Io li ho già letti tutti. Li leggo per addormentarmi, è diventata un'abitudine. Prenda, sono divertenti. No, 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 no. Tenga anche questi.
Tanto più che a lei tempo per leggere non dovrebbe mancare. Io non so come faccia lei a rimanere tutto il giorno chiusa in casa. Lei è una brava ragazza. È un peccato vederla sacrificata così. Sembra quasi impossibile. È oggigiorno. Una ragazza. Ma non va mai in qualche posto lei? A un cinema, a spasso. Vuole che usciamo insieme qualche volta? Stasera, per esempio. D'accordo? Sì. Ma è lei che non vuole oppure è la nonna che non le vuol dare il permesso? Ma se così fosse è semplice, non chieda nessun permesso. E usciremo di nascosto. Non ne parliamo più. Andè così. Ma al suo posto ci penserei. Entusiasta del prestito dei libri, sospettosa di tutti e di tutto com'era. Volle che io glieli leggessi, uno per uno, a voce alta. Per giorni e giorni lessi storie di strangolatori, di poliziotti, di spie internazionali. La nonna si appassionava moltissimo a quei racconti, che io riuscivo appena a capire. Tutta presa com'ero dai miei pensieri. Come leggi male, Natalia? Non capisco niente. E strinse il nodo scorcioio e... Allora? Ero stanca e nervosa. Lui ora non usciva quasi più di casa, ma lo vedevo di rado. Lo sentivo camminare su e giù nella sua camera, finché un giorno... Chi è? Sono io. Le ho portato degli altri libri. Molto gentile, grazie. Che cosa fa? Un tappeto. E poi volevo sapere che cosa avevate deciso. Deciso? E cosa c'è da decidere? Ecco, io avevo chiesto alla signorina di domandarle e le avrebbe fatto piacere uscire una sera insieme. Cosa? Sì, avrei molto piacere di invitare lei e la signorina una sera all'opera, per esempio. E Giuliana, naturalmente. Che gioia! Danno il barbiere di Siviglia. Oh, che piacere! Il barbiere di Siviglia. Oh, è la mia passione. Ma se mi toccano dove mio debole, sarò una vipera, sarò.
Le cento trappole prima di cedere, farò giocare, farò giocare. Quella sera si decise la mia vita. Se ci fossimo detti tutto, che ci saremmo amati per tutta la vita, che non ci saremmo lasciati mai più, neppure per un giorno. L'indomani invece seppi dalla nonna che l'inquilino aveva disteso l'affitto e che sarebbe partito. Impazzita della disperazione, mi dissi che sarei fuggita con lui, che volevo vivere con lui, perché senza di lui la vita non era più nulla. Dei grossi guai che non posso spiegarti. Per questo ho dovuto accettare di andar via per un anno. Ma ti amo, Natalia. Ti amo. Te lo giuro. Quando uscimmo, camminammo a lungo.
venimmo anche qui. Dovrò stare lontano per un anno. Non posso pretendere di tenerti impegnata. Non voglio che tu sia infelice per colpa mia. Tu devi considerarti libera. Quando ritornerò fra un anno, se mi amerai ancora, te lo giuro, saremo felici. Tra un anno io sarò qui ad aspettarti alla stessa ora di oggi e tu mi amerai ancora. Io sarò tua per sempre. L'indomani mattina lui partì. Sono qui ad aspettarlo. Ma questa è una storia assurda. Io sarò ingenuo. Va bene. Ma non a questo punto. Lei vorrebbe farmi credere... Io non voglio farle credere niente. Le ho raccontato la mia storia. È una storia qualunque, lo so. Tutte le ragazze hanno... Tutte le ragazze che cosa? Vuol dire che tutte le ragazze sono matte. Che c'è di strano in quello che le ho raccontato? Ma scusi, lei mi ha detto che sta aspettando qui un uomo partito un anno fa del quale non ha saputo più nulla. Sì, allora. E dove è andato questo signore? Nella luna? Non lo so che importanza. Ma come che importanza ha? Perché non si è fatto più vivo? Da qualsiasi parte del mondo si può scrivere, lo sa questo. Ma avevamo deciso di non scriverci. E l'ho detto mio. Ah, giusto, giusto, bella decisione. Così lei non sa dove sia andato. No. E non sa neppure che mestiere faccia questo signore. No. È troppo giusto. Ma che esiste, ne è sicura? Lei crede. Senta, andiamocene di qui. Lei si prende un malanno e anch'io. E non ho nessuna voglia di buscarmi un raffreddore. Sia buono, andiamo via. Non so neppure io che cosa penso. Possibile che sia tanto ingenua da non capire? Senta, io sono nuovo e posso giudicare. Quella non torna più. Lei mi sbaglia. Tanto è vero che lui è tornato. Voglio dire, è in città. E dov'è? È arrivato e so anche dove abita. L'ho saputo oggi da Giuliana. Ma come? Poi non è un mascalzone? Forse c'è la prima di sapere, sì, io... Eh? Ancora? No, non ricominci, la prego. Via, sia buona. Si è offesa per quello che le ho detto. Io scherzavo. È che questa storia è così lontana da come sono io, dal mio modo di pensare. Con questo non voglio dire che se io potessi aiutarla... Non credevo che esistessero ancora al mondo ragazze come lei. Per me, vede... È come dirmi di credere ancora nelle favole. Piove? Sì, ma passa presto. Speriamo.
quando si è innamorata, lei è andata da lui e glielo ha detto. E ha fatto benissimo. Ma poi però... Che cosa dovevo fare secondo lei? Non lasciarlo partire. Oppure andar via con lui, per forza. Altrimenti, sapere che era finita. Anche se si dice che ci si aspetta, l'avrei detto anch'io. Senza pensarlo? No, non ci crede. Lei vuole sembrare peggiore di quello che è. Invece è buono, sincero. Io sono molto contenta che siamo diventati amici. Anch'io. Mi dia un consiglio. Io? Che cosa vuole che le dica? Secondo me... si va a cercarlo, ci si parla. Ci andrebbe lei? Per me? Io? No, no, che c'entra? Io no. Ma anche senza andare, potrebbe scrivergli una lettera. No, 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 non si può. Sarebbe come io volessi impormi, attaccarmi. Ma come? Intanto c'è lettera e lettera. L'importante è chiarire le cose, invece di stare lì a piangere e aspettare. Lei dovrebbe fissare un appuntamento preciso, dicendo che desidera soltanto... Lei dovrebbe, insomma, fare il primo passo e vedere se lui... Dice. E allora che cosa gli scriverebbe? Non è difficile, è facilissimo, caro... Signore. Benissimo, caro signore. Come preferisce. Gentile signore. Poi, scusi se le scrivo, ma deve perdonare per lei, vero? Sì, ma non scusi, no. Meglio perdoni la mia impazienza. Ha ragione, niente scusa. Perdoni la mia impazienza. Ma da un intero anno? Io sono in attesa. No, no, ho vissuto di una felice speranza. Sì, sì, anche. Sicuro che va bene? Lei che deve decidere. Sì, sì, benissimo. Adesso lei è tornato. E forse ha cambiato intenzione nei miei riguardi. Nei miei riguardi? Nel qual caso? Beh, semplicemente che le cose è bene chiarirle e chiuderle. È un appuntamento preciso. Per esempio domani sera al solito posto. Come vuole. Adesso però dia un pochino di attenzione anche a me. Non vorrà farmi la corte. Oh. Lei mi sta guardando come un innamorato. Non può. Dopo tutto quello che ha raccontato di me non può innamorarsi. Del resto non ne avrà l'occasione. Forse non ci vedremo più. Anche se siamo solamente amici, non è detto che si debba parlare soltanto dei suoi guai. Parliamo anche dei miei. E dei guai? No. Non potrei dirlo. L'aspettisco. Sì, ma non così, la copierà per bene prima e poi... Sa cosa si fa? Domani sera ci vediamo, me la porta e penso io a consegnarla, eh? Davvero? Un amico può fare un favore, no? Grazie.
Che cos'è? La lettera. Ma questa è scritta... Lei l'aveva già... Sì, ma è proprio come quella che ha deciso lei. Allora davvero la porterà? Sì, sì, stia tranquilla. Se ci sarà qualche cosa in contrario, glielo farò sapere. Quando ci siamo incontrati la prima volta, non si aspettava di dovermi fare da fratella maggiore. Le è dispiaciuto? Sia buono. Non mi accompagni, la prego. Perché? Aspetti. Quando ci rivedremo? Domani. Domani. Io sarò così felice o così disperata che non le sarei in entrambi i casi simpatica. Buonanotte. No, aspetti. Grazie di tutto. Aspetti. Grazie. Che sarà freddato lei oggi? Vuole un'aspirina? No, no. Oh, anch'io mi sento così male. Chissà, forse sarà il tempo. Sa cosa deve fare? Deve fare un bagno d'acqua bollente ai piedi. Adesso le mando subito l'acqua calda, eh? Ah, no, no, non importa, è solo un po'. Sì! Lo vede? Questi qui? Facciamo stirare questa no, sera? No, no. Tanto non mi servono più. Lo vede che non si sente bene? Ma no, sto benissimo. Cosa caffè? Versa l'acqua bollente nella catinella e porta la catinella qua.
Senta, guarda, invece me lo faccia stirare. Mm. Questa sera voglio proprio divertirmi. Perché le altre sere invece? Non lo so neanche io cosa ho fatto le altre sere. Porta la roba a pulire. Puliscila bene, eh? Tutta quanta, tutta quella roba lì. Venga. Ecco. E adesso, avanti. Che raffreddore è andato a prendere. Va. Ah, si copra, no? Altrimenti è inutile. Mamma mia, che fitta. È inutile se non è volente, ma aspetti. Un po' di caffè, anche questo le farà molto bene. Le altre sere. Ecco qua. Devo aver sognato le altre sere. Sognato? Sì, ho sognato, sì. Ecco. Ma lo prenda subito anche che caldo. Ecco. Lo sai che c'è della strana gente in questa città? Lo credo bene. Se non me l'avessero detto. Ma non faccio il ragazzino, così le fa bene. Scusi. Altrimenti inutile, no? Signora? Sì, vengo subito. Ecco, continui a fare il suo bagno. Dopo le mando ancora dell'altra acqua bollente, va bene? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa volete da me? Sapete che non mi sento bene, no? Avanti, Maria, che è successo? Poi a me non mi riguarda. Cosa dovrei avere? I rimorsi? Sì. I rimorsi. Stasera voglio proprio divertirmi. Altro che rimorsi. Perché? Io non l'avevo veduta,
Non dite bugie. Come mi piace questa strada. Anche lei? Mi piace perché... Non so perché. Da che parte deve andare lei? Io? Di là. Se vuole, stasera posso accompagnarla io, per un pezzo. Tanto tempo. La nonna mi ha mandato fuori per lavoro. La casa c'è Giuliana, ci pensa lei a metterla a letto. Poi, a casa il tempo non passa mai. E mi dice di tutto quello che ho fatto oggi per passare il tempo. Ho lavato i vetri, tutte le finestre di casa e quando la nonna... Senta, mi dispiace, io devo lasciarla. Ho un appuntamento. È per questo che non volevo... Sì, sì, anzi, sono già in ritardo. Bisogna proprio che la lasci, buonasera. Sì, sì, non faccia tardi per colpa mia. Le ho già dato tanti disturbi. Quando l'ho portata la lettera, stamattina... E sa se non c'era? Credo. Senta, venga con me. Dove? Dove ci pare, non ha detto che ha tanto tempo a disposizione. La sera fino alle 10. Appunto, perché lo so. È il suo appuntamento. Ci andrò più tardi o non ci andrò affatto. Lei non andrà al suo... Oh no, con lei. Senta, io devo dirle una cosa. No, non me lo dica, la prego. È quello che penso, vero? Lei vuole dirmi che non devo farmi illusioni? No, non è esattamente questo. In un certo senso, magari. Guardi, me lo sono già detto da me. Ma non sono riuscita a persuadermi. Perché stasera... sento... che tutto andrà bene. Sono così sicura... che mi sono anche vestita a festa. Grande, le piace? Allora, non resta che fidarci nel suo istinto. Può darsi che tutto vada benissimo in un modo diverso da come lei pensa, ma quello che conta è il risultato, no? E allora, dove vogliamo andare? È il suo appuntamento. Non fa niente. Lei è così buono, simpatico, che io... che io le voglio bene. Sì, quasi quanto a lui. Come ballano bene. Anche lei balla così bene? Ballo. Io no. Prima ci venivo spesso. No, non qui. Mi hanno trasferito da poco in questa città. 2 settimane sono. Ma in posti come questo. Tiene appuntata con lo spillo.
i miei genitori al contrario, via. Via, fuori. Da bambino in collegio, poi sempre dai parenti di qua e di là perché, sai, casa una bocca di più pesava. Servizio militare e l'impiego. Un anno in una città, un anno in un'altra, se ne conosce di gente. Ci si conosce e ci si separa. E poi si ricomincia. Prima io credevo che questo fosse il bello della vita. Ora sarà che incomincio a invecchiare, ma non mi piace più. Vorrei avere degli amici, ma sempre gli stessi. Qualcuno... La sera, quando esco dall'ufficio, non vengo più in posti come questi. Mi piace andare in giro solo, pensare, fantasticare. Allora anche lei è un sognatore. Sa com'è. La fantasia bolle come... come l'acqua in una caffettiera. Sì, ma è un errore, si finisce col credere che ci sia qualcosa di vivo, di tangibile, anche nei sogni, e si trascura la vita, capisce, la realtà, questa realtà qui. Balliamo? No, sì. Io non so ballare. Ma non importa, proviamo. Ma neanche io sono capace. Io. Ma proviamo, su. Thank you.
Come camminare. Posso dire anch'io di essere stata a ballare. Ora posso dire anch'io di essere stato felice. Vada via!
Madre mia! Non voglio che mi trovi qui con lei! Non l'ho tradito! Non è vero! No, non è vero! Lei è pazza! Ecco che cos'è! Ma no, non l'ho tradito! Se penso al tempo che ho perduto a sentire le sue scempiaggini, io mi piglierei a schiaffi con... Se non sono squadrine... Sono pazze! Pazze da legare! Ha avuto ragione quel mascalzone! Prima ci si è divertito quando gli è piaciuto! E poi... Ehi, bello! Sempre di corsa e sempre solo! Ma lasciami stare! Non volevo mica mangiarti! Dicevo così! Che se ti hanno lasciato solo... Potevi venire un poco con me? Ma sì, certo. È meglio, guarda. È meglio con te che con... Andiamo. Andiamo. Su. E dai. Vieni. Ma alto, piano, piano. Dove andiamo? Dove vuoi tu? Allora, di qua. Vieni. Oh, Dima, non puoi camminare un po' più piano? Oh. Hai visto? Mi ha fatto storcere tutto un tacco. Ma io te lo faccio pagare, sai. Cattivo. Lo sai che sei simpatico. Bello. Lo sai che mi piaci. Mi piaci. Sì, sì, ma dove andiamo? Io vado sempre là. Attento, che qui si scivola. Non si sta bene qui? No. No, non è questo. È che... Non mi va. Scusami. Non mi va, non ma mi va. Ma senti un po', di... Vieni qui, vieni. Ma che ti hai preso? Ma smettila. Chi ti ha fatto niente non mi va. Ecco, si approfitta di una donna come me perché sono sola. Smettila. Vieni qui. Vieni qua, ti ho detto. Cosa gli hai fatto? Niente. Sì, è un vigliacco, vigliacco. Perché doveva venire con me? Non è venuto perché sono sola. Ecco perché. Se quella grida è segno che qualche cosa gli hai fatto. E ti consiglio di... Io non le ho fatto niente. No! Sta zitta, non gridare. Lascialo. Ma fermi. Lasciatemi! Ma lascialo stare, lascialo stare, lascialo stare! Ma che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Lascialo stare! Lascialo stare! E tu filati che sei in te. Io non c'ho colpa. Non c'ho colpa, ecco! E non farti più vedere. Sono sempre io che ti rimetto! Ah!
Aveva ragione. Non è venuto. Mi perdoni per averla offesa poco fa. Non si può dire che ci sia andata bene a nessuno dei due stasera. Lei non avrebbe mai potuto agire così, vero? Natalia, devo confessarle una cosa. Io l'ho buttata via quella lettera. Capito? Non l'ho portata perché... Ma sì, perché l'amo. Mi sono innamorato di lei dal primo momento. Non potevo. Lei... Lei... Sì. Sì, io ho fatto questo. Quindi non è cambiato nulla. È contenta. Ora può continuare a sperare, può riscrivergli e tutto andrà per il meglio, vedrà. Cerchi di perdonarmi. Forse le riuscirà quando sarà felice, vero? Come le è venuto in mente di avere fiducia in un tipo come me? Eppure gliel'avevo detto. Mai fidarsi di nessuno, soprattutto di un innamorato. Ora, stia allegra. Natalia, cosa devo fare? Sono colpevole. Le chiedo perdono, cercherò di rimediare, vuole. Guardi, le voglio tanto bene da volere la sua felicità. Questa volta andrò davvero. Spiegherò. No. Non vuole? Perché? Che differenza fa che faccia domani quello che non ho fatto ieri? Appunto. Che differenza fai ieri o domani? Quello che conta è che non è venuto. Io sono contenta che lei non abbia portato quella lettera. La ringrazio di avermi risparmiato quest'ultima umiliazione. No, no, Natalia. Le ho detto di non fidarsi del giudizio di un innamorato. Ma è proprio una bambina. Tutto quello che io ho detto non conta, perché io pensavo soltanto a me. Le dicevo di non credere nelle favole e io stesso incominciavo a credere nella mia. Mi sentivo come lei allora, quando andò da lui con la sua valigetta. Ti ho amato per un anno intero. E non le sono mai, mai stata infedele. Eppure con il pensiero, egli ha disprezzato tutto questo. Dio sia con lui. Io voglio dimenticarlo. L'amo ancora, ma questo passerà, deve passare, perché... Io ho veduto la realtà, ho veduto come mi ha ingannato. Mentre lei... Natalia. Passerà. Deve passare. Io sono un uomo talmente qualsiasi, insignificante. Non si tratta di questo. Ecco, non riesco neppure a dire quello che vorrei dire. Io, è vero, ho pensato che in un certo senso lei non lo amasse più e allora avrei fatto in modo, avrei assolutamente fatto in modo che lei potesse amare me. Ma perché le parlo di questo? Natalia, se un giorno, anche lontano, se nonostante tutto lei sente che il suo amore... Sì, è proprio questo che voglio dire. Se crede davvero
di volermi tanto bene come dice, allora le giuro che la mia riconoscenza... Ma Lia, non è che hai soltanto pietà di me, vero? Mi vuoi anche tu un po' di bene. Lo so adesso. Ma più tardi, forse. Sì, sì, un giorno. Guardi, devi avere pazienza. Lasciamo passare del tempo. Oh, certo, certo. Io non chiedo di più. Ma se tu senti di potere, io ti aspetterò quanto vuoi. Sono così felice, Natalia, così felice, perché... Sono sicuro, Natalia, sono sicuro, capisci? Vieni, vieni, Natalia. Che... Vieni con me. Ma... Lasciami, piano. Sali, sali sulla barca. Ma non è nostro. Ma su, sali. Sì. Non è possibile, non è nostro. Ma non importa. Adesso, adesso vedrai dove ti porto. Come fai? Ti sei accorta che mi hai dato del tu? Certo che non mi piace. Oh, certo che mi piace. Ma dove andiamo? Ti voglio portare in un posto dove una volta, passando da un ponte, ho visto delle coppie di innamorati e ho pensato, quando avrò una fidanzata, ce ne vedremo qui, soli, soli. Soli, soli. Beh. Beh. È perché non siamo ancora fidanzati. Quando lo saremo, non ci sarà nessuno. E nessuno ci disturberà. D'accordo, non te ne parlerò più finché non vorrai tu. Però, ecco, ho il dovere di dirti almeno questo. Io sono povero, poverissimo. Ho un impiego. Beh, potrò migliorare, si sa, ma ecco, insomma... Con te vicino, certo migliorerò. Io vorrei farti dormire, ma... come i personaggi delle favole, che dormono per svegliarsi solo il giorno in cui saranno felici. Ma succederà così anche a te. Un giorno tu ti sveglierai e vedrai che è una bella giornata. Ci sarà il sole e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. E quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. Guarda, guarda Natalia il cielo. È una meraviglia. Ma che succede? Nevica. Un'altra persona.
cucciola. Insomma, ho capito tutto, anche se non lo so spiegare. Vedi? No! Questa città prima mi sembrava cupa, triste. È colpa mia. Perché ecco che a un tratto tutto diventa festa. No. Basta che noi lo vogliamo. Basta che qualcosa che è dentro di me lo voglia. E la ragazza che io amo diventa la mia sposa. Ecco, tutta vestita di bianco. Oh, già finito. No, no, ancora! No. Sì. Pensa. Pensa che in città dormono tutti. Non sanno niente. Tra poco cominceranno a svegliarsi. Apriranno le finestre e diranno... Che bella giornata. Lo dirai anche tu. Vero, Natalia? Sì. Sì. Vieni. Andiamo. Chi è Natalia? È lui. È lui. Per un momento ho creduto che tu e io. Lo vede Dio quello che non farei ora per te. Cerca di perdonarmi. Io, Dio, sarò sempre, sempre riconoscente. Va, va da lui. Non devi avere rimorsi. Ho avuto torto io a volerti far dubitare. Va da lui. E che tu sia benedetta per l'attimo di felicità che mi hai dato. Non è poco, anche in tutta un'intera vita.